Carlo Rienzi, ci siamo, avvocato presidente del Codacons. Ecco qui. Eccomi qua. Sempre diritto di replica per tutti. Tutti quelli che... Ma non lo dico per retorica, è così. Diritto di replica prima di parlare. Fate parlare prima, ma... e poi gli diamo il diritto di replica. Carlo Rienzi, caro Rienzi, fino adesso abbiamo praticamente maneggiato la dinamite ed è un diritto... Non solo con lei, e devo dire che è un diritto. La replica non è una concessione. È importante, certo. Quindi no, è previsto proprio. Mi chiamate anche dalla deontologia. Esatto, non avete bisogno di chiamare nemmeno il direttore generale, il mio direttore. Lasciateli tranquilli. Chiamate direttamente me, il mio numero di telefono ce l'hanno tutti. E il mio personale, non me lo paga nemmeno l'azienda. Mi chiamate e io vi do stesso spazio, anche di più, stesso orario, dall'8 in avanti. Carlo Rienzi, invece lei cosa... Lei ha vinto sta battaglia, lei ne ha vinta un'altra, io sono senza parole e mi dà anche un po' fastidio gratificarla così, ma tantissima. Allora, Pandoro per beneficenza, è dovunque sta notizia. Balocco, grande casa, perché attenzione, la Balocco si è comportata bene, se ho capito bene. Comunque, Balocco contesta... No? Ma le ha dati i soldi la Balocco? Allora, vabbè. In ogni caso, sono stati multati la Balocco, ma soprattutto Chiara Ferragni, la moglie di Fedez. Ma scusa, un Pandoro quanto costa? Francesco? Allora, lei mi dia la notizia prima e poi mi dica, per favore, faccia finire questa battaglia che lei ha vinto, che le davamo tutti del matto, lei l'ha vinta. Perché? Cosa dice la legge sulla pubblicità ingannevole? Vada. Veloce però. L'antitrust ha deciso che c'era un'operazione, quella sul Pandoro Balocco, fatta da il gruppo le società del gruppo Ferragni e compagnia, per cui vendevano sti Pandoro e la gente pensava che questi soldi, una parte a cifre iperboliche, un Pandoro costa 3,50 euro, un Pandoro così commerciale. Ma io non le ho viste a ste cifre, mi scusi Renzi, sono venduti molto più il Pandoro. Ma questo è un Pandoro buono, non è un Pandoro così, sì, Pandoro Balocco è un ottimo Pandoro. Invece veniva venduto a più di 9 euro, che è una sproporzione assoluta rispetto al costo del Pandoro, che il costo del Pandoro non va oltre 2 euro, 2,50 euro. Ma non andate a vedere per favore con internet, sì, quanto costa, ma vedete i costi, i costi in fabbrica, quando escono i costi per la fabbrica. Allora questi soldi, no, mi scusi, lei non può mischiare il corso di fabbrica e il costo di vendita. Però la somma era eccessiva, lo dice l'antitrust, ma lo diciamo noi, era elevata, e la gente li comprava perché pensava di fare beneficenza per un ospedale, va bene? E non era così. Che devo aggiungere a questo? Cosa devo aggiungere? Cosa dobbiamo aggiungere? La generosità degli italiani è una cosa sacra. Lo sa lei che gli italiani sono tra le persone più generose che ci sono al mondo? Qualsiasi cosa chiede agli italiani di aiutare. Vabbè, adesso non facciamo la retorica. Mi aiuti a capire perché questo il ricavato, perlomeno penso, tolti i costi, no? Il ricavato di questo di questi Pandoro venduti. Una parte, per carità, con tutta questa polvere rosa sopra, stupendo, il sorriso, la pubblicità della doveva andare per un ospedale. Un ospedale, attenzione, bambini malati di tumore, non si scherza, con nessun tumore. Per certi versi è ancora più tragica la cosa. Ancora più grave. La Balocco ha anticipato dei soldi. Aveva già pagato prima una somma a questo ospedale. Lo dobbiamo dire, Certo, ma questo non significa che tutti i soldi, una quantità enorme, sono stati spesi per questi Pandoro, ma è enormemente superiore a quella che ha pagato il Balocco per l'ospedale prima. Quindi non voglio dire chi si è comportato bene. Allora, chi li ha presi questi soldi extra? Chi l'ha preso? Che ne so chi l'ha preso? Non lo so. Deve stare attento alle querele, sì. Allora, certo, però c'è qualcosa che non torna. L'antitrust ha dato ragione a Carlo Rienzi. In due parole, cosa dice la legge, avvocato Rienzi? Perché lei si è avvalso della pubblicità ingannevole. Non si può omettere di informare la gente su quello che esattamente avviene nella vendita di un prodotto. Cioè, se io ti dico, guarda, se compri questo Pandoro, facciamo un altro esempio, un panettone, compri questo panettone di questa marca con questa carta sopra, eccetera, eccetera, lo paghi 10 euro, ma di
questi 10 euro, 2 euro, 3 euro vanno all'ospedale Tizio Caio. Se non è vero, questo è gravissimo, è la pubblicità non solo ingannevole, ma noi adesso stiamo preparando una denuncia per truffa aggravata. Allora le dico subito che giustamente la Balocco non ci sta e contesta la decisione dell'antitrust che ha comminato una sanzione, faccia finire per correttezza, da 1 milione di euro a Chiara Ferragni e da 420.000 euro alla società di Cuneo per pratiche commerciali scorrette sulla vendita di questo panettone Pandoro solidale Pink Christmas. Allora. Che Balocco non lo sapeva che aveva venduto con la cosa dell'ospedale, poverino, certo, poveraccio. Non gliel'aveva detto nessuno. Attento, Rienzi. No, domanda, io sono curioso. Ah, è una domanda. Balocco mi scriva, sì, e mi spiega come faceva a non saperlo. Allora, tutte quelle centinaia di migliaia di panettoni, di pandori che sono venduti, non ne sapeva niente, poverino. Che non andava all'ospedale quei soldi, vabbè. Allora, Carlo Rienzi ha fatto una battaglia, l'ha vinta, e ha evocato il presidente del Codacons. Guardate, sembra una notizia da niente, ma non è vero. La pubblicità ingannevole è una cosa gravissima. La generosità, la ferita alla generosità degli italiani è più grave ancora. Ecco, soprattutto su un prodotto solidale. Quindi, se qualcuno ha sbagliato deve pagare, ma deve pagare fino in fondo. E vi assicuro, io non vorrei avere il Codacons sul collo, ma proprio per niente. Rienzi, dica. Merry Christmas. Buon Natale, buon Natale. Della RAI, no, ecco. Abbiamo parlato della RAI, il Fiorello. No, non vogliamo parlare. Vogliamo parlare. No, no, io adoro Fiorello, adoro la Falcetti, adoro tutti. Tutti uguali. Allora, no, le volevo dire invece. Però, si sbaglia pure nella vita. Allora, il Pandoro mi hanno portato adesso la schermata, non voglio dire dove. Su, mi stanno facendo il segnale di quale supermercato. 5,59. 6 euro, Rienzi. Ho capito. 6 euro siamo, costa al pubblico. Certo. Ma ci sta anche, ci sono anche negozi dove costa 3,80 euro. Beh, certo, c'è di tutto. Ne manderò 3 o 4. Va bene.